Assolutamente ironico, leggero, non incentrato sulla competizione all'ultimo sangue. Il tipo di contenuti, basta TV insulsa e senza senso, basta con gli idioti, belli ma senza cervello. Daremo spazio a ragazzi più intelligenti e con un talento vero. Parleremo di alimentazione, nutrizione, sport e benessere. La vera scommessa del programma è includere questi temi in un talent show. La selezione consiste in un colloquio più approfondito sui tratti salienti della personalità, delle esperienze e delle aspirazioni, alla presenza di personale qualificato in tal senso, con test psico-attitudinali. Un provino artistico nel corso del quale ciascuna ragazza si è esibita di fronte ad un'apposita commissione nel settore in cui si è presentata. Siamo in un evento importantissimo dove ci sono delle ragazze che questa sera terranno un casting, quindi ragazze, cosa mi dite, cosa fate? Io sono qua in veste di conduttrice e questa sera avrò la possibilità di co-condurre questo spettacolo e presentare dei cantanti. Perfetto, e quindi non so, cosa ci porterai tu, cosa farai in generale, l'esperienza con le ragazze? Per adesso l'esperienza è molto positiva e spero che andrà tutto bene. Beh, allora un in bocca al lupo per te. E tu invece? Ciao, io sono Moira, anch'io sto partecipando a questo casting per Diventerò una star in veste di conduttrice, di presentatrice. Quindi questa sera ovviamente presenterai la serata. Esattamente. Benissimo, facciamo un altro giro delle ragazze. Bene, ragazze, voi siete qui? Valentina. Tu sei Valentina? Miriana.
Fabiola. Ragazze, allora. Francesca. Bene ragazze, invece voi cosa farete in questa serata? Cosa ci porterete? Faremo l'esibizione di ballo e poi una sfilata. Non ci capiamo. Quindi... Tu invece come ti trovi qua con tutte le ragazze? Hai un messo rapporto con tutte quante? Ti trovi bene? Sì, benissimo, sono tutte simpatiche, molto belle. Perdonatemi. Bene, allora in bocca al lupo anche a voi ragazze per tutte quante. Le ragazze presenti ora, per quanto riguarda il ballo, solo voi ballate, solo voi, tutte quelle che c'erano oggi alle prove non ci sono e saltano tutto, d'accordo? Non possiamo stare qua ad aspettare perché dovevamo iniziare alle 9:30. Dopodiché è stato inserito, diciamo nel programma di stasera, una carrellata delle Miss Principe Azzurro, d'accordo, di domenica. Le facciamo vedere tutte in teoria, 72 ragazze. Stasera non si può neanche fare questo perché io purtroppo non riesco a recuperare tutte le ragazze. Facciamo con le ragazze che sono presenti, ok? Sarete 20-30 ragazze. Facciamo una carrellata di alcune delle ragazze che parteciperanno alla finale nazionale di Miss Principe Azzurro. Le ragazze del ballo, proviamo un'ultima volta, va bene? Poi tutte insieme vi faccio un appello per capire chi ho, anche perché i conduttori, le presentatrici dovranno capire chi presentare. Solamente con nome e cognome, neanche la provenienza o l'età, solo nome e cognome venite presentate, va bene? Al pubblico che ci sarà, spero. Ok? Basta, facciamo la prova col ballo. Dall'inizio una cosa bella, c'è un signore che vi riprende, va bene? Quindi più siete cariche, più bella viene questa coreografia. It's a cold and crazy world that's raging outside. Billy me and all my girls are bringing on the fight. The show a little late, gotta shimmy your chest. It's a life, it's a style, it's a need, it's a Siamo con una delle concorrenti del programma Diventerò una star. Bene, tu sei? Daina Racila. Da dove vieni? Da Lunigo, Vicenza. Vicenza, bene. Che cosa sai fare qui? Che cosa porti di preciso a questo casting con tutte queste bellissime ragazze? Io sono venuta per una mia grande passione, che è la danza. La danza. Quindi cosa ci porti? Cosa ci balli? Ah, ho fatto ieri il provino di hip hop e moderno. E com'è andata? Speriamo bene, l'insegnante ha detto che è andata bene, quindi speriamo. Speriamo bene. Beh, allora niente, qui che cosa hai fatto in questi 3 giorni con le ragazze? Ti sei rapportata? Ti sei trovata bene? Sì, con certe ragazze sì, altre un po' meno, però... Diciamo, è un po' meno. Mamma mia. Ci sono ragazze simpatiche e altre che... un po' meno, è ovvio, dappertutto sono così. Benissimo, beh, comunque siamo qua, sono tante ragazze, tutte concorrenti, ovviamente è giusto anche avere un rapporto con tutte le ragazze e conoscerci, insomma, è una competizione come è giusto che sia. Fotografica ed una sessione video per verificare la fotogenia, la telegenia delle concorrenti.
una vera e propria esibizione artistica nel corso di uno show con tanto di ripresa televisiva. Ogni sera infatti si è realizzato un vero e proprio spettacolo che si è concluso con un défilé di moda, esibizioni canore e coreografie di danza. It's a cold and crazy world that's raging outside. Only me and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg, gotta shimmy your chest. It's a life, it's a style, it's a need, it's burlesque. Sono intervenuti professionisti dei diversi settori che hanno messo in campo tutta la loro esperienza e la loro professionalità. Inoltre vi sono stati momenti di incontro di 30-40 minuti con gli ospiti VIP, nel corso dei quali le ragazze hanno ascoltato le testimonianze di un personaggio settorialmente qualificati. Ad esempio, Bruno Olivieri ha raccontato la propria esperienza di fotografo. Al produttore Domenico Morra e lo sceneggiatore Nicola Spanò, che hanno parlato di cinema e televisione. Siamo venuti con piacere. Stiamo facendo dei provini per la recitazione, ci stanno degli elementi bravi, ci fa piacere. Avete trovato delle nuove promesse? Non abbiamo trovato nulla, vedremo che cosa trovare poi. Al dei volti sì. Nuovi? Qualcuno di interessante c'è, sì, qualcuno molto interessante per la verità. Come sta vivendo questa esperienza in Diventerò una star? Vedo molte ragazze che hanno, per me hanno delle qualità, hanno delle possibilità di poter fare una certa carriera. Certo, diventare star non è facile perché io fotografo le star e hanno lavorato, combattuto per arrivarci, però sono giovani e possono avere una bella prospettiva.